Ha fatto tanto discutere il caso della ragazza bendata durante un'interrogazione del liceo di Verona, al punto tale da chiedere una interrogazione parlamentare al ministro Bianchi per prendere seri provvedimenti rispetto all'accaduto. Stamane dunque dinanzi al ministero una delegazione di ragazzi in un flash mob per chiedere maggiore attenzione alle storture della DAD e soprattutto provvedimenti disciplinari seri. Allora, stamane dinanzi al ministero per chiedere cosa? Siamo venuti innanzitutto a denunciare il fatto gravissimo successo a una studentessa a Verona che è stata costretta a bendarsi per svolgere l'interrogazione in DAD. Questi episodi sono episodi sporadici, però abbastanza comuni in realtà all'interno di tutto il territorio nazionale. Quindi è evidente che la DAD crei dei problemi ed è evidente che manchino delle regole di base valenti su tutto il territorio nazionale per svolgere questa attività seguendo tutti i criteri del caso. E più in generale è evidente che al di là della didattica a distanza esiste un problema sulla scuola e si deve necessariamente, arrivati ad oggi, riaprire una discussione su quella che dovrà essere la scuola, anche l'università, che ci ritroveremo a settembre, perché è necessario che si apra un confronto e si apra un processo democratico di inclusione degli studenti all'interno dei processi decisionali, e noi insomma, vogliamo portare le nostre proposte e abbiamo le nostre rivendicazioni, alcune storiche come l'edilizia e i trasporti, alcune ovviamente che provano ad andare oltre questi temi storici e anche oltre la situazione che ci troviamo oggi, perché a febbraio del 2020 abbiamo lasciato una scuola disastrata e il rischio è quello di trovarla in condizioni peggiori a settembre, e questo il Paese non se lo può permettere. Sappiamo che serve un grosso investimento sulle strutture e sulla sicurezza degli edifici per poter avere gli spazi per rientrare, ma crediamo che la didattica a distanza abbia già messo sufficientemente a dura prova gli studenti e le studentesse dal punto di vista sia dell'accessibilità che della condizione psicologica. Se un anno fa era una situazione emergenziale ed era quindi accettabile, ora che è passato un anno non lo è più, per cui l'obiettivo è quello di rientrare in sicurezza e che la DAD non sia utilizzata come metodo didattico, ma che si possa in qualche modo riprendere le attività.